Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parascene e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro. Seduti. Guardando la morte di quel Nazareno. Ma alcune sottolineature per attualizzare quello che abbiamo ascoltato. Siamo in un tempo dolorosissimo, di grande sofferenza per tutto il mondo. Non siamo ancora usciti dalla pandemia, adesso siamo dentro una guerra, sì, siamo dentro, perché l'abbiamo capito tutti, non è che siamo estranei, mai lo siamo stati, ma in questa volta in maniera particolare ci siamo dentro, stiamo correndo dei rischi pure noi, qui in Italia, quindi un mondo un pochino sofferente, che sta soffrendo, sentimenti che si accumulano nel nostro cuore, sentimenti di rabbia certe volte, no? Lo dobbiamo dire, guardando certe immagini non ti prendono certo sentimenti buoni, rabbia, vendetta. E quello che sta succedendo quando parliamo noi, forse un pochino condizionati da quello che sentiamo per televisione, dove ci sono persone che parlano, un po' ideologicamente segnate. La prima, dopo essere stato crocifisso, e che dolore, la morte in croce, ricordiamoci sempre, è una delle cose peggiori che possa capitare a un uomo, ancora oggi.
questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. La messa dei bambini, dove dovevo spiegare a loro le cose importanti per aiutarli. Quindi grazie bambini che siete stati, siete buonissimi, siete stati qua tranquillissimi, non vi siete quasi mossi per niente. Vedete come stanno? Così sono stati tutta la messa, bravi, bravi, bravi. Grazie, grazie signor Sindaco per la sua presenza. Il comandante della stazione, eh? È così, si dice così. E grazie a tutti voi, vi auguro di vivere una vera settimana santa. E concludo. Il ramuto, sapete che significa? Sì, lo sapete, te lo ripeto. È il segno del discepolo che con gioia e con entusiasmo va dietro Gesù, lo segue, perché il Signore è il Maestro, solo Gesù ce l'ha portato. Buona domenica delle palme e della passione e buona settimana santa, buona Pasqua. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia per la quale il Signore nostro Gesù Cristo
non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il modello dell'amore, vi faccia gustare l'ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede nella sua morte salvifica. Voi che seguite l'esempio di umiltà lasciato da Cristo, possiate aver parte alla sua risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. E vi amo. Grazie a Dio.